Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Oggi sono nella nostra serie Vita nel Nether. E adesso sto in casa mia perché è pieno di gas, quindi ho intenzione di prendere questa scaletta. Esatto. Poi ovviamente la rimetterò, però adesso mi serve. Ah, ma mi pare che questa sia un po' col piccone. Ecco. Facciamo così. Non era qui da mettere, era qua. Ecco, e sono un genio perché ho dimenticato l'arco. Aspettate. Dai, forza. Allora, poi facciamo così. Così. E dov'è il gas? Sono due i gas, che bello. Ci sono. Non potete scapparmi. Mi sta distruggendo casa, porca di quella miseria. Au! Foto di uno. Casa mia intera. Ok, perfetto. Riprendiamoci la nostra scaletta e la andiamo a rimettere giù. Secondo me qua noi potremmo fare un buchino in ogni punto qua. Per colpire i nemici, cioè i mostri. Tipo così. Troppo basso. Ecco qua. Basta. Ragazzi, non è prendibile, è troppo lontano. Ho sprecato 1 milione di frecce. Mettiamo via. No, magari l'arco me lo porto in giro. Questo qua, ok, mangiamo. E ragazzi, direi che oggi si esplora. Allora, c'è solo un piccolo problema. Io ho paura di perdere casa, come è successo l'ultima volta. Quindi magari devo capire cosa droppano i maiali. Ti picchiano! Schifoso di uno. Oh, anche. Sì, bistecca, allora è possibile mangiare. Aiuto, aiuto, morirò. Scappo. Scappa. Scappare. 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 Vabbè. Aiuto! Beh, almeno prendono fuoco.
Beh, almeno messo qua il punto di generazione. Dai, muoviamoci. Porca miseria, mi hanno assaltato. No, ti prego, lasciatemi stare. Che cacchio faccio? Di là. Sì, vabbè, ragazzi, non è fattibile. Torniamo dopo quando ho trovato una soluzione. Ciao. Allora, ragazzi, sono riuscita a recuperare un po' di roba. E la spada prenderò questa, perché non ce l'ho più. L'arco è 16 frecce. E queste bistecche. Il pollo è andato, però va bene, non importa. Un po' di pelle, così almeno posso farmi un'armatura di pelle, magari, appena posso. Bene, e io però queste qua le devo cuocere. Quindi mi sa che devo andare fuori per un po' di legna. Ok, però non vedo nessuno nei paraggi. Allora, ragazzi, per ora non vedo nessuno nei paraggi, però mi sa che arriverà qualche ghast. Allora, andiamo qua. Così dopo ci facciamo, uno, ci cuociamo le robe, due, magari ci facciamo un'ascia. E te torno in casa, sennò mi esplode la casa. Allora, innanzitutto facciamo così. Aiuto. Poi facciamo un paio di stick. Così lasciamo, aspetta, lasciamo il posto libero. Alla cosa. Facciamo l'ascia. Oh, che bello. E ora cuociamo le bistecche. Non visti, ho sbagliato. Santo cielo, con cosa cuocio le bistecche? Non posso cuocere le bistecche, vabbè, vuol dire che vivremo di bistecche crude e di pollo. Va bene. Almeno adesso ho un po' di legno. Vediamo se possiamo un po', non lo so, fare un qualcosa con questo legno. Allora lì c'è il ghast. Lì c'è un ghast, fa un bagno lui, se mi fa esplodere casa. Ma, oh, ragazzi, è scomparso. È diventato invisibile. Ma va bene. Mi dedicherò un po' al quarzo allora. Allora, mi ha visto. Oh, oh, aiuto. Che cosa è successo? Giulia. Allora, ragazzi, qua non ho più niente inciampato, non si è più capito il perché. Di quella miseria. Santo cielo, santo cielo, santo cielo, santo cielo, santo cielo. Spada, 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 spada. Ragazzi, mi voglio suicidare. Ma non è uno scherzo, eh. Cioè, sto continuando a morire. Almeno dormiamo, faccio una nottata. Allora, grazie, non è il momento. Ho guardato anche un Enderman, sono un genio.
Sì, vabbè, ragazzi, io non ho parole. Direi che ci vediamo dopo, ciao. Allora, ragazzi, io mi sono chiusa in casa perché fuori qua è un inferno. Praticamente, ogni volta che io ammazzo un ghast, ne arriva un altro. E io so che qui c'è un po' di pietra focaia. Cioè, pietra focaia, scusatemi. Un po' di pepite d'oro. E io le vorrei recuperare se non è un problema. Il problema è che è pieno di mostri. No, si è mosso. Adesso ci sono quei cosi lì. Uno è. Perché devono saltare nella lava quegli schifi? Scusatemi ragazzi se non parlo, ma mi sto. Ci sto finendo tutte le frecce. Mi fate scendere senza che tu. No, dai, basta. È posto. Sì, lo so, ne picchio uno, arrivano tutti. Almeno mi ha dato una pepita d'oro. E dai! Calmiamoci. Roba, ecco, vedete lì ci sono delle pepite. Ma ragazzi, cosa sono in creative? Cioè. Velocissimo il piccone d'oro, però fa schifo. Va bene, qua c'è del quarzo, bene. Però io volevo le pepite. Mi servono gli occhi, così faccio. E che piccole. Cioè, ho finito praticamente il piccone, ragazzi. Ecco, giusto, adesso arriva un ghast. Cavoli, ragazzi, sono troppo stupida. Ho finito il piccone, quindi non posso più prendere le pepite. Cosa complicata, porca di. Cos'è? Andrea, tu lo sapevi che questi cosi. I pigli. Ti sanno aprire le porte. Ma no, dai. Sono morta un'altra volta. Stiamo calmi. Se non gli dai fastidio, non ti toccano. Sì, ma sono loro che mi ti picchiano. E dai, palle. Ragazzi, ascoltate, questo video si può concludere qui. Un bacio e un abbraccio, ciao!